La prima volta che ricordo di aver sentito Kazantzakis, chi era, è stato attraverso il film di Scorsese, che è L'ultima tentazione di Cristo. Per chi appunto sa di cosa parlo, la figura di Cristo è una figura estremamente umana, estremamente piena di dubbi. E altrettanto questa figura di Ulisse che veniva raccontata da Kazantzakis, la presentazione di un uomo problematico, vivo, anche disordinato, un uomo che racconta di aver goduto, di aver provato piacere, e si trova a fare delle scelte in ogni momento, a decidere chi essere momento per momento, che è la cosa più, che forse più sento che mi riguarda. Un canto estremamente gioioso, che non è fatto però appunto di stupido ottimismo, ma di presa di coscienza della vita in tutti i suoi aspetti, dove anche la morte è compagna della vita. Sembra una meditazione, un Ulisse molto più rotto, posso dire.